Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo perché creare un conto Amazon, come creare un conto Amazon, come ricaricare un conto Amazon e come acquistare con un conto Amazon. Dunque, creare un conto Amazon è conveniente perché si paga la commissione della banca una sola volta quando si ricarica il conto e poi per i piccoli pagamenti, per i piccoli acquisti magari su Amazon non si detraggono le spese dal conto Amazon senza andare direttamente a usare o la carta di credito prepagata o la carta di credito della banca o qualsiasi altro sistema di pagamento in cui c'è sempre la commissione. Invece, in questo modo la commissione si paga una sola volta quando si ricarica il conto e basta. Questo è un vantaggio importante. Per creare conto Amazon o eventualmente ricaricarlo, si va su Amazon, ovviamente bisogna avere un account, si va su ricarica conto Amazon. Ecco qua, se non visualizzate subito questi link, magari ci provate con un'altra ricerca, io ho messo ricarica Amazon e l'ho visto subito immediatamente. Si può ricaricare online, si può visualizzare il nostro saldo se nel caso noi avessimo già creato un conto Amazon, oppure si può ricaricare in cassa. Questo onestamente non so come funziona, ma ci vogliono i contanti in questo caso e non è la cosa che io farò vedere in questa situazione. Tutto, andiamo per esempio su qui. Per vedere le caratteristiche del conto Amazon, questo è come spiega come funziona il conto Amazon. In questo modo si fanno gli acquisti senza inserire le informazioni di pagamento tutte le volte, si possono monitorare le nostre spese e è anche utile per gestire il budget e un nuovo pratico modo di pagamento. Dunque, si possono ricaricare il nostro account da 0,15 euro fino a 5.000 euro tutte le volte che si vuole. E non ci sarà nessuna commissione o spesa aggiuntiva e la durata della data di ricarica è di 10 anni. Quindi queste sono tutte le caratteristiche del conto. Torniamo qua. Io posso andare qua e visualizzare il mio saldo. Se non l'avessi, chiaramente ci sarebbe saldo zero. Io guardo il mio saldo, questo è il mio saldo e adesso io vado qua su ricarica il tuo account. Ovviamente se io non avessi niente ci sarebbe zero, quindi vado su ricarica il tuo account e a questo punto io posso scegliere la quantità, il denaro con cui ricaricare, cioè sono dei tagli standard 50, 100, 200, 300 euro. Io posso mettere per esempio 30 euro. Scelgo il sistema di pagamento, vado su verifica e paga 30 euro. Ecco, 30 euro saranno aggiunti al tuo account. E questo è già, probabilmente tra un po' mi arriverà la comunicazione. Ecco fatto. Conferma, grazie per aver ricaricato il tuo conto Amazon. Riceverai un'email di conferma quando il tuo account sarà ricaricato. Come si fa ad acquistare con il conto Amazon? Ad esempio, io vado sul carrello qua. Sul carrello ho questa lavagna, questa tavoletta digitale, questa qua. Io vado su procedi all'ordine, tra i vari sistemi di pagamento, io vado su modifica, modalità di pagamento modifica e scelgo il mio saldo disponibile. Torniamo però indietro, io scelgo la spedizione gratuita,
Quindi in modalità di pagamento vado a modifica qua e scelgo il mio saldo disponibile. Vado su continua. E in questo adesso vado su acquista ora e naturalmente mi sarà detratto il costo che è 29,99 euro dal mio conto Amazon. Vado su acquista ora. Ecco, adesso mi è stato quando mi arriverà la email di conferma dell'acquisto, io se torno sul mio conto visualizzerò che ci saranno 29,99 euro in meno. Visualizza il tuo saldo. Ecco fatto. Come vedete, in elaborazione il pagamento di 29,99 euro. In questo modo non pago nessuna commissione. E tutte le volte che voglio ricaricare il conto lo ricarico di 30, 50, 100, 200 euro e poi acquisto semplicemente con il conto invece che utilizzare le carte di credito, il conto bancario o qualsiasi altra cosa. Inoltre, in questo momento, se uno fa una ricarica, gli vengono aggiunti 5 euro di buono se fa una ricarica del proprio conto entro il 31 dicembre del 2020. Prima di concludere, vi segnalo un'altra particolarità del conto Amazon. Poniamo che voi siate iscritti a Amazon Prime, che serve per non pagare le spese di consegna e per visualizzare i film, i libri e tutto quello che offre Amazon Prime al costo di 36 euro l'anno, potete magari optare per una ricarica automatica del vostro conto Amazon, per esempio mettendo l'importo annuale, configurando una ricarica annuale del costo appunto della di Amazon Prime. In questo caso andate su Configura ricarica automatica, scegliete l'importo da ricaricare in maniera automatica e poi scegliete ovviamente il tipo di pagamento con cui volete effettuare questa ricarica e si può attivarla per poter ricaricare automaticamente il proprio conto. Mi pare più o meno di aver detto tutto, almeno le cose più importanti. Alla prossima volta.